Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io credo che manchi un po' una cultura autentica e non pregiudiziale di difesa del settore imprenditoriale italiano in generale. Fare imprese in Italia non è facile, anzi spesso è molto difficile, ci sono molti scogli con i quali ci si scontra, tanto è vero che nonostante dati economici piuttosto positivi, noi continuiamo ad essere in fondo alle classifiche per quello che riguarda gli investimenti dall'estero nel nostro paese. Non siamo attrattivi. Perché? Perché appunto fare impresa da noi è veramente una roba da eroi in molti casi. A me spiace, poi chiaramente ognuno ha le sue opinioni ed è giusto che le difenda, però io credo che su questa vicenda delle concessioni balneari di cui mi occupo ormai dal 2006 come esponente politico, ci sia tanto sentito dire, ci sia tanta manipolazione e ci sia forse anche un po' di criminalizzazione legata al fatto che è un tema molto complesso ed è molto facile dire i balneari sono dei privilegiati e quindi adesso vanno criminalizzati, devono pagare lo scotto di benefici avuti in precedenza. Invece la questione non è questa e sono davvero sorpresa dal furore, dalla verve che viene messa nei confronti di queste 30.000 imprese, che sono imprese italiane di famiglia per lo più, che sembrano essere stranieri loro in patria. Perché girala come vuoi, c'è un movimento contro di loro che io non riesco a spiegarmi se non con superficialità oppure con una volontà specifica, quella di mettere però le mani tra, diciamo, sui tra nostri confini nazionali. Non so se il movimento, non credo che il movimento che di superficialità sono, a cui si riferisce Bergamini. Sono in collegamento, quindi è un po' difficile. Finisco subito, sono molto veloce. Ricordiamoci sempre che noi stiamo parlando dei nostri confini nazionali, che sono preziosissimi, comunque li si voglia considerare, soprattutto in una nazione come la nostra, che è una penisola e che ha queste migliaia e migliaia di chilometri di coste. Quindi grande attenzione.